anticipazioni tempesta d'amore al 10-2, clamoroso tradimento in arrivo. Nelle prossime puntate assisteremo a risvolti in attesa. Di cosa si tratta? La 13ª stagione di Tempesta d'Amore è entrata nella sua fase finale, i protagonisti della nuova stagione sono entrati in scena. Le avventure della nostra amata Sua potete seguirle ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, scopriamo cosa ci aspetta nelle prossime puntate. Victor fa una clamorosa scoperta. Boris tenta di aiutare suo fratello Victor ma ogni tentativo fallisce e decide di raccontare la verità a suo padre, che va su tutte le furie. Alicia viene notata da Victor, che rimane folgorato da lei senza sapere la sua reale identità. Quest'ultimo racconta al fratello di essersi innamorato, senza sapere che la donna in questione è la sua futura matrigna. Christoph punisce il figlio comprando il cavallo, che quest'ultimo voleva, intanto il ragazzo incontra Alicia e tra i due l'attrazione è forte e palpabile. Il figlio di Christoph qualche giorno dopo fa una tremenda scoperta, la donna, che ama è la futura moglie del padre, all'uomo cade il mondo addosso e non sa come nascondere i propri sentimenti per la donna. Il legame tra Alicia e Christoph si rafforza arrivando a una proposta di matrimonio, scopriremo se la ragazza l'accetterà visto che è confusa dall'incontro con Victor. Christoph presenta suo figlio ad Alicia ma, i due affermano di essersi già conosciuti, dicendo che il ragazzo l'ha aiutata da una caduta da cavallo. William finisce nei guai per colpa di chi? Quirin nonostante le scuse di William denuncia il ragazzo per lesioni personali, ella riesce ad evitare che il suo ex finisca nei guai. Rebecca si sente sempre più attratta da quest'ultimo e continua a pensare a lui. William vorrebbe passare dei momenti romantici con Rebecca ma ella temendo che finisca come con Marcel prende una drastica decisione. Tina ha superato il termine previsto per il parto ma il bambino sembra non voler nascere, ma qualche giorno dopo avviene finalmente il parto e nello stesso giorno nasce anche il figlio di Beatrice. Beatrice nonostante il parere contrario dei medici lascia l'ospedale con il piccolo Friedrich. Tina è al settimo cielo e lascia l'ospedale con il piccolo Tom, preparandosi alla sua nuova vita da mamma single. La donna spera che David torni ora, che ha partorito ma deve fare i conti con una terribile delusione. André si sente attratto da Susanne e ci prova con lei davanti alla fidanzata Melly. Continuate a seguire le avventure dei nostri protagonisti con le nostre trame settimanali. La 13ª stagione di Tempesta d'Amore è entrata nella sua fase finale, i protagonisti della nuova stagione sono entrati in scena. Le avventure della nostra amata Sua potete seguirle ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, scopriamo cosa ci aspetta nelle prossime puntate. Victor fa una clamorosa scoperta. Boris tenta di aiutare suo fratello Victor ma ogni tentativo fallisce e decide di raccontare la verità a suo padre, che va su tutte le furie. Alicia viene notata da Victor, che rimane folgorato da lei senza sapere la sua reale identità. Quest'ultimo racconta al fratello di essersi innamorato, senza sapere che la donna in questione è la sua futura matrigna. Christoph punisce il figlio comprando il cavallo, che quest'ultimo voleva, intanto il ragazzo incontra Alicia e tra i due l'attrazione è forte e palpabile. Il figlio di Christoph qualche giorno dopo fa una tremenda scoperta, la donna, che ama è la futura moglie del padre, all'uomo cade il mondo addosso e non sa come nascondere i propri sentimenti per la donna. Il legame tra Alicia e Christoph si rafforza arrivando a una proposta di matrimonio, scopriremo se la ragazza l'accetterà visto che è confusa dall'incontro con Victor. Christoph presenta suo figlio ad Alicia ma, i due affermano di essersi già conosciuti, dicendo che il ragazzo l'ha aiutata da una caduta da cavallo. William finisce nei guai per colpa di chi?
Quirin, nonostante le scuse di William, denuncia il ragazzo per lesioni personali, ella riesce ad evitare che il suo ex finisca nei guai. Rebecca si sente sempre più attratta da quest'ultimo e continua a pensare a lui. William vorrebbe passare dei momenti romantici con Rebecca, ma ella, temendo che finisca come con Marcel, prende una drastica decisione. Tina ha superato il termine previsto per il parto, ma il bambino sembra non voler nascere, ma qualche giorno dopo avviene finalmente il parto e nello stesso giorno nasce anche il figlio di Beatrice. Beatrice, nonostante il parere contrario dei medici, lascia l'ospedale con il piccolo Frederick. Tina è al settimo cielo e lascia l'ospedale con il piccolo Tom, preparandosi alla sua nuova vita da mamma single. La donna spera che David torni ora, che ha partorito, ma deve fare i conti con una terribile delusione. André si sente attratto da Susanne e ci prova con lei davanti alla fidanzata Melly. Continuate a seguire le avventure dei nostri protagonisti con le nostre trame settimanali.